Siamo con Massimo Zanon, presidente regionale di Confcommercio. Continua a lavorare il tavolo di concertazione per la ZTL a Portogruaro. Quali sono le sue impressioni? Com'è il polso della situazione dal suo punto di vista? Ma c'è molto malumore, perché è evidente che in una situazione dove il commercio soffre da molti anni, e in questo momento probabilmente soffre anche quella parte che finora aveva tenuto, la scelta che è stata fatta da parte dell'amministrazione, anche se in qualche modo ci sono stati dei momenti di confronto con la categoria, non dà nessun segno di accettazione, per cui lo scontento c'è. Quello che emerge è che c'è un forte scontento anche di molti cittadini, perché forse trovano in questa scelta un momento che poteva essere valutato con attenzione magari fra qualche mese, visto che ci sono altri lavori in corso e visto che anche adesso iniziano le scuole, quindi muoversi nella città è sempre più difficile. Però l'amministrazione comunale è convinta che con l'inizio delle scuole comunque ci siano dei vantaggi. Lei cosa risponde a questo? Io non dico che già la soluzione è completamente da gettare, però ripeto, la città non può essere ragionata come fossimo una metropoli. Noi vorremmo diventare città metropolitana, ma devono diventare anche i consiglieri comunali, che continuano a ragionare su qualcosa che si può evitare. I problemi sono altri, veramente. Fa arrabbiare, capisco anche che hanno delle loro prerogative e magari possono anche pensare di fare delle scelte a prescindere, però in una socialità dove tutto è importante, dove anche un solo posto di lavoro, una sola azienda è straordinariamente oggi un'occasione da non buttare, beh, credo che su queste cose certi lussi oggi non li devono avere più neanche i consigli comunali.